Guardati intorno. La natura brulica di vita. Ci sono i fiori e gli alberi e le rane. Tutto fa parte della ruota. Continua a cambiare, continua a crescere. Come te, Winnie, la tua vita non è mai la stessa. Un tempo sei stata bambina. Adesso stai per diventare una donna. Un giorno sarai adulta. Farai qualcosa di importante. Avrai dei figli, forse. E poi, un giorno, inevitabilmente, ti spegnerai come la fiamma di una candela. Farai spazio a una nuova vita. È così che funziona la natura. E poi ci siamo noi. Quella di noi Tak non si può chiamare vita. Noi esistiamo, siamo come le rocce, immobili sulla riva del ruscello. Ascoltami, Winnie. Tu conosci un segreto pericoloso. Chi venisse a sapere di questa fonte arriverebbe a uccidere per quell'acqua. C'è una cosa che ho imparato sugli uomini. Farebbero qualsiasi cosa per non morire. E farebbero qualsiasi cosa per restare giovani. Winnie, tu vuoi davvero rimanere così come sei? Adesso, per sempre. Era mio dovere fartelo capire. Io non voglio morire, è sbagliato. No. Nessuno vuole morire. Ma la morte fa parte della ruota. È come nascere. Non puoi vivere senza morire. Non devi aver paura della morte, Winnie. Devi aver paura di una vita non vissuta. Guarda quanti articoli escono sui giornali, anche sulle serie, Prison Break, su Dr. House, ma hanno mai parlato del doppiaggio. Per esempio, mi ha sempre fatto specie Dr. House, perché una volta hanno fatto una puntata di Matrix su Dr. House. Per ci poteva essere Sergio Di Stefano, che oltretutto è un attore di teatro straordinario. Ma la cosa incredibile è che facevano vedere Dr. House, che con la voce di Sergio Di Stefano faceva la promozione alla puntata di Matrix. Sì. Avevano chiamato gente, poi inutile, che magari si intendeva di medicina, psicologia, sì, roba, e non proprio Sergio Di Stefano, che... Ma cioè, no, perché non è valutato. Insomma, anche ecco, come dicevo prima, hanno anche tanto strumentalizzato questo successo di House. Fanno talk show, citerei Matrix, dove, non so se l'hai visto, dove, ecco, che diciamo che, insomma, come discussione è stata molto... Ma guarda, io l'ho seguito gran parte della trasmissione, mi è piaciuto molto. Io farei solamente un piccolo appunto a Enrico Mentana, che stimo moltissimo. Insomma, due parole dopo aver detto tutto, dopo aver sviscerato ogni aspetto sociologico di questo telefilm, due parole sul doppiaggio, secondo me sarebbero dovute, perché insomma non noi, ma sicuramente Sergio Di Stefano, secondo me andava nominato, perché gran parte del successo è dovuto anche a una recitazione così, adesso non vorrei dire, però è lui, cioè si incolla in un modo meraviglioso con quella voce, gli dà uno spessore, sembra veramente che parli lui, capito? Sì, accolto in pieno quel personaggio. Beh, insomma, Sergio Di Stefano è uno dei più grandi in assoluto, però vedo proprio che si diverte, che proprio non... difficoltà estrema, perché come ben sapete, insomma, quando doppiamo c'è una difficoltà di dire certe cose che non è comune negli altri telefilm, e lì proprio ti si richiede in minor tempo di dire certe cose assurde, che passiamo tre ore solamente per leggere, per mettere insieme tutte quelle consonanti, quelle vocali, e dobbiamo poi dirle in due secondi, capito? Quindi Sergio, secondo me, sarebbe stato... era cosa carina se lo nominavano, se parlavano due secondi. Ah, no, non capisco.